Amici di BC Sport, di qui bcsport.it, ma mi sono dovuto mettere la maglia di campione del mondo come te, siamo con il nuovo campione del mondo Gravel, siamo con Matej Moric. Matej, prima di tutto complimenti, perché è una maglia che già avevamo visto qualche anno fa, 10 anni fa a Firenze, su strada Under 23, è passato qualche anno, però insomma sono sempre colori bellissimi. Sì, grazie. Oggi era una giornata speciale per tutti noi, siamo venuti qua, non sapevamo esattamente il risultato che potevamo ottenere, però io sapevo che la mia condizione è molto, molto buona dalle ultime corse. Oggi ho cercato di fare il mio meglio, di stare più davanti possibile, così evitavo le cadute e i sfortuni, quindi alla fine era sì una giornata speciale. Hai tirato al massimo anche in discesa, alla fine avevi un bel vantaggio, eppure hai preso i tuoi rischi, sei caduto, c'è stato un po' di paura, no? Poi per fortuna niente di grave, e quindi insomma hai dato tutto, non sapevi di avere il vantaggio così insomma per mollare un pochettino, oppure non ci credevi, ti dicevano che aveva un bel vantaggio ma non ci credevi fino in fondo? No, ci credevo, però qui può succedere di tutto, puoi anche forare o avere un problema meccanico, quindi ogni secondo conta fino all'arrivo. È vero che sei qui anche grazie a Pellizzotti, che tipo 3 settimane fa ti ha chiamato e ti ha detto: ehi Matej, qui c'è da fare il mondiale gravel, sembra addirittura la strada bianca, poi non era così, è veramente andata così? Sì, sì, Franco abita in zona e noi abbiamo pensato di fare questo con il nostro fornitore di bici Merida già da tempo e sì, oggi poi è andata molto bene. Quindi diciamo una corsa comunque durissima fino alla fine, insomma, caldo, corsa tiratissima sin dall'inizio. Quanti grammi di carbo hai dovuto assumere tra gel, borracce? Allora, sì, 100... questa corsa è più difficile di una classica perché i watt medi sono davvero alti. Oggi sì, mangiavo il più che potevo, no? 120-140 grammi all'ora, con i gel e le borracce molto concentrate per durare al massimo possibile, ma penso che in ultima salita ognuno è andato in crisi di fame. È stata la tua prima corsa gravel e l'hai vinta con una maglia straordinaria. Il prossimo anno ti piacerebbe farne qualcun'altra? È chiaro che la strada, insomma, gli impegni non mancano, riuscirai a fare qualcosa in più? Vediamo questo inverno di pianificare bene. Con Merida hai corso con una bici total gravel, diciamo, inizialmente addirittura hai pensato alla strada, poi hai visto il percorso e hai detto no, qui c'è da fare il gravel. Tu sei molto attento anche alla tecnica, sappiamo hai vinto una straordinaria Milano-Sanremo con il telescopico, no? Un po' di chicche tecniche, di dettagli tecnici della bici tua, della tua Merida di oggi. Sì, è una nuova Merida che adesso a breve viene fuori, è una bici sì, full gravel, con tutte le opzioni anche per fare le gare sia queste brevi intense che anche quelle più lunghe di 300 km, perché comunque permette di montare anche le borse e altre cose. Abbiamo visto oggi che è molto performante, quindi sì, a me piace la bici. Il 2023 per te finisce oggi con questo successo, l'Italia ti porta bene, abbiamo ricordato la vittoria del mondiale su strada Under 23 a Firenze nel 2013, un'annata comunque di alti e bassi, hai vinto chiaramente, ti sei preso anche delle belle soddisfazioni, una tappa al Tour, il Giro di Polonia, insomma, cadute, sfortune, comunque il tuo bilancio di quest'anno. Sì, non mi posso lamentare, era la stagione con più risultati fino adesso, penso. Ho vinto un'altra tappa al Tour e poi ho vinto anche il Giro di Polonia. C'erano qualche sì, i problemi all'inizio anno con la caduta delle Fiandre, però il prossimo anno ci posso riprovare per il Fiandre della Dove. Ci ha sorpreso non vederti al mondiale di Glasgow, no? Eri in condizione e tutto, però ecco l'ultima domanda, sì, ma insomma alla fine la stagione è andata benissimo e adesso c'è l'antidoping che ti chiede, quindi ti dobbiamo lasciare. E il prossimo anno, insomma, obiettivo, sogno, desiderio, Roubaix o cos'altro? Prima cosa Roubaix e Fiandre, poi ovviamente mi preparo per il Tour di nuovo. E poi la Slovenia alla grande, ieri abbiamo visto il terzo trionfo di Pogačar, Roglič che ha vinto il Giro, Roglič ieri terzo, tu campione del mondo gravel, qual è il segreto della Slovenia per andare così forte? Penso che è il caso di avere 3 corridori sì, speciali allo stesso tempo, speriamo che dura tanto, però poi prima o poi passa. E allora complimenti davvero ancora e in bocca al lupo, intanto buone vacanze perché te le meriti. Grazie. Ciao Matej, qui è davvero tutto, come potete vedere lo portano al controllo antidoping, appena da pochi minuti sceso dal podio appunto con la maglia dei campioni del mondo, e questo è tutto dal Mondiale Gravel, dalla seconda edizione del Mondiale Gravel. Lasciamo noi la maglia di campione del mondo a Santini che ce l'ha prestata, gentilmente prestata, e qui è davvero tutto ragazzi, ciao, al prossimo video.